Allora, io sono un menestrello e voi siete tanti folletti. E io ho... I folletti sono dei veri artisti. Voi siete artisti. Non ho mai visto un folletto che fa un brutto disegno. Ognuno di voi farà il suo disegno, i vostri disegni. E nessuno vi potrà mai dire, ma non è così, non è così, non si fa. Voi dovete dire, questo è il mio disegno e io lo faccio come mi pare a me. Io vi dirò come lo faccio io, ma voi siete molto più bravi di me. Vi farò vedere alcune cose. Poi voi lo fate come lo vedete voi. Io vi darò alcune indicazioni. Poi sarete voi a fare il vostro disegno e sarà sicuramente bello. A Natale lo mettete sotto l'albero quando arriva a Natale qua. Non so quanto è stato bravo questo folletto, che mi darà anche un premio. Ok? Quindi a scuola dovete dare retta ai vostri maestri, a casa dovete dare retta ai vostri genitori. A me mi dovete soltanto seguire, poi dovete fare quello che vi fare, va bene? Se io ora vi disegno, vi dico di disegnare qualcosa, voi quella cosa dovete fare come vi fare a voi. Sta chiaro? Allora, l'aranciata si fa con le arance, giusto? La limonata con i limoni. Qui, intorno a voi, il museo sta parlando di qualcosa, del vino. Come lo fa? Con cosa viene fatto il vino? Con l'uva. Con l'uva, bene. Allora si fa una cosa. Ora si va tutti a fare un'avventura. Andiamo tutti in una fantastica campagna. Andiamo a prendere l'uva per fare il vino. Allora, ora voi dopo disegnerete l'uva. L'uva c'è l'uva bianca e l'uva rossa, perché si fa il vino bianco e il vino rosso. L'uva verde e l'uva nera. Aspetta. L'uva bianca si dice bianca, ma non è bianca. È un po' gialla con qualche venatura di verde. Quindi vi dirò poi ora come potete fare. I colori sono magici. Io ho comprato solo tre colori. Giallo, rosso e blu. Attraverso questi colori faremo tutte le altre cose. Allora, la pigna d'uva, ce l'avete presente una pigna d'uva che c'è tutta l'uva attaccata? Noi la dobbiamo andare a cogliere, una pigna d'uva fatta così, ci sono tanti chicchi d'uva, tanti chicchi d'uva colorati. Questi chicchi d'uva dovranno essere, per la nostra pigna d'uva, un po' rossa, un po' bianca la facciamo, per semplificare. Per fare l'uva bianca, che ora voi andrete a fare, dovete prendere un po' di giallo. Prendo un po' di giallo? Quindi aiutate un po' a mettere un po' di giallo di colore lì, che vi manca un po'. Allora ascolta questo video, che ti vuole dire una cosa. Prendo un po' di giallo. Allora, un po' di giallo. Aspetta, un po' di giallo per tutti. Questi colori sono a base di acqua. Prima di prendere, cioè prendete il pennello, prima di prendere col pennello i colori, dovete bagnarlo un pochino di acqua. Bagniamo un po',